Qua facciamo la replica di Piazza Santa Caterina che io all'epoca battezzavo e ribattezzo, se mi consentite, Piazza Santa Desolatina. Questi paesi stanno morendo. Abbiamo grossi proprietari di case che tengono case e le fittano a prezzi altissimi. Abbiamo inoltre i locali commerciali che vengono fittati a prezzi esorbitanti e non c'è mercato perché le persone non vengono a ballo, i ballesi non escono. Quindi, questo progetto deve curare un aspetto anche politico, che è la cura dell'immateriale, ossia offrire spunti alle persone per stare in piazza, spunti a piccoli imprenditori di aprire delle attività. E di fronte ad una spianata di questo tipo, dove sono gli spunti? Cioè, in che modo questa piazza è resa accogliente? Sono questi alcuni degli interventi polemici incassati sabato mattina dall'amministrazione comunale di Vallo della Lucania. Presso l'aula consiliare è stato infatti presentato il progetto preliminare di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele, un progetto di quasi 4 milioni di euro che ha scatenato proteste già prima di essere presentato, per i tempi e le modalità con cui è stata informata dell'incontro la cittadinanza vallese. A ottobre 2012 avete fatto il concorso di idee. Quindi non mi venite a parlare di trasparenza e di partecipazione se arriviamo al 21 dicembre 2013 e dobbiamo dare i suggerimenti, la popolazione deve dare i suggerimenti a un progetto che di fatto questo sarà e non è che sarà stravolto chissà quanto. Allora, mi sa che l'idea era forse di... Questa, io la metto anche sul personale. Secondo me il sindaco e l'amministrazione vogliono lasciare il segno. Io dico attenzione perché lasciate un segno negativo, negativo. Oltre 2 ore di serrato confronto tra la comunità, gli amministratori e progettisti per esternare e recepire eventuali osservazioni. I tempi stringono, il progetto deve essere consegnato dai progettisti il 27 dicembre agli amministratori per partecipare al bando che scade il 14 gennaio. Noi per la frenesia e per l'ansia di arrivare ad avviare il finanziamento rischiamo di fare cose che poi... rimediamo dopo, facciamo la variante dopo, non li cambiamo più e rischiamo di fare le cose o commettere degli errori che abbiamo già fatto, ahimè, anche in passato, no? Ragazzi, amici, 3 milioni di euro non ci sono ancora, non ci sono. Questo progetto preliminare viene presentato per poter giungere a un progetto esecutivo per mettersi in regola per il nastro di partenza, per poter avere poi accedere al finanziamento.